fatto che turisti fanno alla spazzatura che si accumula. Tragedia e commedia sono sempre vicine di casa, e allora vedere delle situazioni paradossali come i turisti che fanno le fotografie con lo sfondo dei cumuli di spazzatura abbandonata lì da giorni, naturalmente è triste, ma fa anche un po' ridere. È grado, ma quante buche io ci cado. Qui non funziona un cavolo, però siamo simpatici e dopo tutto me ne resto qui. Lei fa con sarcasmo una denuncia sul degrado delle città, ma c'è anche un messaggio di speranza nel suo brano. Beh, io spero che qualcosa cambi, però magari la musica serve un pochettino a far pensare, a far riflettere sulle cose. Trovare il lato ironico o comico nelle cose è sempre un'ancora di salvezza. Una risata ci salverà. La vita qui è sempre tutto mentre una toppa qui, una toppa lì. Sono previsti grandissimi investimenti per il futuro, per riqualificare le città. Crede che il degrado potrebbe essere in un futuro prossimo un ricordo? Ma lo spero che diventi inattuale la mia canzone. E sì, sicuramente i fondi del PNRR già cominciano a dare qualche segnale positivo, e ci sono dei rifacimenti delle piazze, almeno nella mia città. Però non è soltanto un problema economico, deve essere accompagnato anche da una crescita culturale, da un senso civico più sviluppato e forse anche da un po' di controllo del territorio maggiore, perché quando è permesso a tutti di fare quel che si vuole, non ci sono sanzioni e tutto resta impunito, penso che sia difficile venire fuori dal degrado. Lei vive al centro di Catania, ha mai pensato di cambiare città o quartiere? Sì, in passato ho anche tentato di diventare milanese, ma non ci sono riuscito perché ero già abbastanza grande, per cui non ho avuto la possibilità di mettere radici realmente in un'altra città e quindi sono tornato. Me ne resto qui. Me ne resto qui.